Sia lodato Gesù Cristo, buongiorno. Oggi è giovedì 29 aprile, è la festa della Chiesa ricorda Santa Caterina da Siena, Vergine e Dottore della Chiesa, patrono d'Italia ed Europa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Questa è la Vergine saggia, una delle Vergini prudenti che andò incontro a Cristo con la lampada accesa. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che in Santa Caterina da Siena, ardente del tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sue intercessioni concedi al tuo popolo di essere partecipi del mistero di Cristo, per esultare quando si manifesterà nella sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te, unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce, in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane irato in eterno. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono. E la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Preghiamo. O Signore, questo cibo spirituale che fu nutrimento e sostegno di Santa Caterina nella vita terrena, comunica a noi la tua vita mortale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di Santa Caterina da Siena, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
Una santa giornata, pace e bene a tutti.